Come vi dicevo, il progetto partirà dal basso per poi essere realizzato verso l'alto e saranno realizzati tanti archetti quanto largo vogliamo il nostro progetto. Tenete presente che la parte centrale della lavorazione è composta da 5 punti e poi abbiamo i nostri soliti punti di margine, uno a destra e uno a sinistra. Ora abbiamo insieme le nostre catenelle. Io per comodità avvio sempre le catenelle con un uncinetto un po' più grande e poi lavoro con l'uncinetto che mi occorre. Quindi avvierò le catenelle con l'uncinetto numero 7 e lavorerò con l'uncinetto numero 6. Quindi, detto ciò, prendo il nostro filato, eseguo il mio cappietto e vado a caricare tante catenelle quanto largo voglio il mio runner. Quindi una, due, tre, allora, io ho lavorato in questo momento 30 catenelle, ora ne lavoro altre 4, una, due, tre e 4 che mi serviranno per girare la mia lavorazione e rappresenteranno la maglia di margine. Vado qui, vedete già subito nel punto sottostante, e lavoro il mio gruppetto, il mio primo gruppetto di maglia alta, un'altra maglia alta, sempre nella stessa solina. Poi una catenella e ancora due maglie alte nella stessa asolina, quindi una e due. E voilà. Poi saltiamo ora 1, 2, 3, 4. Nel quinto punto vado a lavorare il punto fantasia, cioè due maglie alte, una e due. Una catenella e due maglie alte sempre nella stessa asolina, una e due. Anche se si allarga il punto sottostante, non importa, poiché dopo andremo a mettere la frangia, quindi poco importa se si allarga l'asolina. Quindi siamo già a due gruppi. Ora continuiamo, salto 1, salto 2, salto 3, salto 4. Nel mio quinto punto vado a lavorare 1, 2, una catenella e due maglie alte e ora io continuo così fino alla fine, fino a quando non siamo arrivati all'ultimo punto per poi girare la nostra lavorazione. Ricordatevi sempre di saltare 1, saltare 2, saltare 3, saltare 4. Nel quinto punto vado a ripetere la mia lavorazione di due maglie alte, una e due, una catenella e due maglie alte, una e due. Ora continuate e ci vediamo tra poco, appena dovremo girare la nostra lavorazione. Allora, siamo qui, vedete, ultimi punti. Ho lavorato, come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gruppi e qui ho le catenelle di inizio lavoro. Ora qui nell'ultima asolina vado a lavorare la mia maglia di fine lavoro. Quindi vado nella catenella, opla, e vado a caricare l'ultima maglia alta, che è la maglia di margine della mia lavorazione. Ora, per girare il mio lavoro, andrò a lavorare con 3 catenelle ogni volta che andrò a girare la lavorazione e poi ripeterò i miei archetti all'interno stesso all'interno dell'asolina. E facciamo ora insieme 1, 2 e 3 per girare. Poi andiamo qui, ora si lavorerà sempre solo all'interno degli archetti e lavoreremo una maglia alta, due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Quindi ora andremo a ripetere semplicemente il motivo ad archetti, vedete, motivo a ventaglietto all'interno degli archetti. Quindi ancora passo direttamente, vedete, uno e due al centro dell'archetto, lavoro una catenella e due, una e due. Ancora parte successiva, lavoro una maglia alta, due maglie alte, una catenella e due maglie alte, sempre all'interno dell'archetto, vedete?
Ancora punto successivo, vedete, una maglia alta, due maglie alte, tre maglie alte, opla, sbagliato, due maglie alte, una catenella e due maglie alte. E ora continuo così fino alla fine e poi gireremo di nuovo il lavoro insieme. E due, ora vado di qua, una e due, una catenella e due. Ancora, ultimo archetto, vedete? Quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Ora qui vado a lavorare nelle catenelle d'inizio lavoro e creo il punto di margine, quindi punto l'uncinetto, vedete, nell'ultima catenella e creo una maglia alta. Ora 3 catenelle di nuovo per girare la lavorazione e ora il lavoro procederà sempre allo stesso modo, cioè all'interno delle asoline andrò a lavorare 2 maglie alte. Una catenella e due maglie alte, quindi una maglia alta, una catenella e due maglie alte. E ora continuo così fino a quando io non avrò raggiunto l'altezza che mi occorre. Ok? Quindi, detto ciò, ora continuate a lavorare come stiamo eseguendo la nostra lavorazione fino a quando non avrete raggiunta la vostra altezza. Vedete, basta tirare un po' il lavoro prende forma. Quindi semplicemente ricordatevi che all'interno dell'archetto, quindi qui, andrete a lavorare sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Al margine qui, nelle catenelle di margine lavoro, andrete a lavorare una maglia alta, poi girate 3 catenelle e una maglia alta e questo vi creerà il punto di margine. Quindi ora andate avanti e ci vediamo al lavoro più avanzato. Allora, io ho lavorato 46 giri e in questo momento ho 1 metro di larghezza e vi dico anche di lunghezza, perdonatemi, 1 metro, mentre in larghezza abbiamo circa 33 centimetri. Ricordatevi che poi dopo aver lavorato il tutto bisogna un po' allargare la lavorazione, vedete già solo allargando e si recuperano dei centimetri. E il filato è pesante, quindi una volta che lo andrete poi a tirare su, si stenderà e diventerà anche un pochino più lungo, ma è normale. Allora, cosa dirvi ora? Siamo arrivati qui, quindi la parte finale, andremo a tagliare l'ultimo filo e poi andremo a creare le nostre, diciamo, nappine, le nostre frange per ogni archetto e ora lo facciamo nel seguente modo. Allora, per le frange, come potete vedere, io ho iniziato già così per farvi capire come le vado a tagliare e che misura hanno. Ho tagliato per ogni asolina 2 fili di lunghezza, opla, opla, eccola qua, di lunghezza circa di 50 centimetri, vedete? Sono 50 centimetri ogni filo, quindi prendiamo i 2 fili insieme, vedete, li avviciniamo, li dividiamo in 2, quindi pari lunghezza a destra e a sinistra, come in questo caso, poi andiamo nell'asolina centrale, facciamo passare il cappietto, tiriamo il filo, cappietto, tiro il filo, opla, e voilà. E così ho applicato la frangia. Ora, la volete più fitta, la volete meno fitta, non vi piace la frangia, non la mettete. È a vostra discrezione, insomma, se metterla oppure no. E l'ho voluta mettere perché decora un pochino. E quindi rifinisce, diciamo, quello che è il lavoro che abbiamo svolto. Vedete, ho diviso in 2 i cappietti, si crea questo cappio una volta passato, faccio passare il filo e tiro il nodino e così ho fissato il mio la mia frangia sulla lavorazione. Continuo ancora così, ovviamente piegata in 2
la frangia misurerà 25 cm, quindi avremo poi un 25 cm di frangia a destra e un 25 cm di frangia sulla sinistra, il che significa che in totale il nostro runner misurerà 1,50 m, perché 1 metro è la lavorazione, 25 più 25. Quindi 1 metro senza frange più 50 cm con frange. E voilà, ultimo punto. E le abbiamo inserite. Poi giriamo il lato, vedete, questo è un lato, da quest'altro lato abbiamo i punti comunque d'inizio, dove si vede il gancio d'inizio della lavorazione, e qui comunque andremo ad inserire le nostre frange nel seguente modo. Quindi dividiamo sempre in due i nostri fili, 1 e 2, 1 e 2, vedete? Primo punto d'inizio e li facciamo passare. Poi andate qua e fate passare il secondo gruppo, poi qua, in ogni asolina, insomma, andate a far passare la vostra frangia sia sopra che sotto, così vi verranno applicate queste magnifiche frange al vostro runner. Ora continuate, ci vediamo al lavoro ultimato. Allora, ecco qua, ho terminato, ho inserito tutte le frange. Il consiglio che vi do: quando siete sulla parte di qui dove abbiamo le catenelle d'inizio della lavorazione, vi è più semplice se seguite la linearità del punto, così da non sbagliare ad inserire le vostre frange. Comunque, se da un lato sono 7 asoline, anche da quest'altro lato dovrete avere 7 frange uguali per entrambi i lati, così non vi sbagliate. Cosa dirvi di più? Spero che questo video molto semplice vi sia gradito. Come sempre vi invito a mettere un pollicino su, a condividere i nostri video, a iscrivervi ai nostri social Facebook, Instagram, per non perdere nessuno dei nostri progetti creativi. Io e Dina vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo presto per un prossimo progetto. A presto!